avanti ritornelli. Buonasera, buongiorno, buonasera. Buon lunedì. Primo lunedì dell'anno. No, ma Luciano. Dico Luciano. Ma sei elegantissima, complimenti. No, sai perché mi sono messa l'abito col quale vado a fare shopping, insomma, la spesa, diciamo. Certo, supermercati normalmente si va vestita, vestiti così. Perché questa è una settimana peculiare. Perché? Perché c'è il signor Babbo Natale lì che deve lasciare il posto alla signora... Vabbè, però prima arriva la signora e poi... Befana. E quindi, siccome tutti gli anni a Befana mi tocca a me, ho detto, aspetta, innanzitutto mi abbiglio in modo un po', no? Da diverso. Befana. Ah, grazie, benissimo. No, non è vero, sei elegantissima. No, perché... Tra l'altro questo vestito è molto bello ed è un vestito... Ed è un vestito anche che va bene, anche, diciamo, come una serata di gala. Certo. No? La vedo molto bene. Sì, molto bene. Quindi da Befana può andare anche per l'Epifania. Secondo me, guarda, come dicevano gli amici, per togliere il vino dai fiaschi. Ecco, bello. Partirei con la musica. E partirei con Luciano Nelli. Partirei che anch'io va in giro con Luciano Nelli. Che faccio? Vado via. No, perché va in giro in tutta Italia. Allora sì, questa canzone che ho scritto per dire che tutti i paesi del mondo sono belli, ma l'Italia è il più bel paese del mondo, tant'è vero che è bello da Bolzano a Lampedusa. Tutto lo stivale. Vai. Col pallone compreso. E vai, da Bolzano a Lampedusa, Luciano Nelli e benvenuti a Ritornelli. Tokyo e Berlino, tecnologia, Manila e Bangkok, un'isola tua. Bella Italia, la più bella. Eterne sono eterne le nostre città. Se ti guardi intorno per il mondo vedi cose belle. Ma è meglio far l'amore da Bolzano a Lampedusa. Africa selvaggia col suo popolo il tantan. Dalla Russia puoi tornare con l'amore ma. Mentre dalla Cina son venuti tutti qui in Italia. Ed anche i canguri in Australia l'han capito già. Forse puoi comprarti una casetta in Canada, con tanti pesciolini e tanti fiori di lilla. E magari te la godi solo per due mesi all'anno. Altri mesi è troppo freddo e i fiori muoiono laggiù. Il Medio Oriente non ha fortuna, tanto petrolio, ma la chi lo usa. La cucina indiana piace davvero, ma meglio Livorno, sono sincero. Bella Italia, la più bella, piena di difetti e di burocrazia, ma tutti quegli amici come me che hanno visto il mondo dicono è più bello da Bolzano a Lampedusa. Bella Italia la più bella, piena di difetti e di burocrazia, ma tutti quegli amici come me che hanno visto il mondo dicono è più bello da Bolzano a Lampedusa. Bella Italia la più bella, bella da Bolzano a Lampedusa. Bella Italia la più bella, bella da Bolzano a Lampedusa. Un po' di gelosia, poca però. Beh, io dico sempre che la gelosia è una cosa abbastanza strana, perché la gelosia non si dovrebbe essere gelosi, perché uno dovrebbe essere, come dire, certo delle sue cose, eccetera. Però a volte la gelosia, si può essere gelosi di qualsiasi cosa, si può anche
prima di tutto lo spazzolino da denti, uno può essere geloso dello spazzolino. Io mi aspettavo, non so, però degli amicizie, degli amori, lo spazzolino da denti. Per allontanarci, uno può essere geloso della moto, della macchina. Ma direi. Per arrivare di poi un libro, di un libro, di un libro, io ero gelosa di qualsiasi ai miei cosa, tempi, dei libri scolastici. Per arrivare poi ad avere un po' di gelosia nei confronti della persona amata e quindi... Secondo me la gelosia è un po' una sfaccettatura però dell'amore, se non è poi malata, voglio dire, se non è malata. Io credo che ci sia, da parte dell'essere umano, ci sia la parte giusta di essere un po' gelosi. Sì, pensa che io sono gelosa anche degli amici quello, a volte, no? E la paura di perdere. Certo, cioè, certo, quindi, l'esclusiva è importante. Se uno ti frega un libro, dice, ma che idea. Chissà, okay. Franco Bagutti come la interpreta, vediamo, però. Vediamo un po'. E non è colpa mia se ti amo tanto, sai, da questa malattia, amore, lo so, non potrò guarire mai. Semplicemente vorrei solamente restar vicino a te. C'è un po' di gelosia, però male c'è, perché semplicemente vorrei solamente restar vicino a te. A casa Giannina normalmente loro stanno e fanno sempre molte discussioni, molte cose, eccetera, sì. Ma a volte sono anche davanti alla televisione e guardano magari ritornelli. Certo, mi auguro, ecco. Vietato guardare altre cose che non siano ritornelli. E allora andiamo a vedere che cosa stanno combinando a casa Giannina e oggi. Gianni e Nina, vediamo un po'. Il sentiero del cuore. Davanti alla TV. Va, vediamo un po'. Ho lavorato tutto il giorno, guarda, sono stanco, Nina. Proprio avevo il bisogno di tornare a casa, di rilassarmi un attimino. Beh, beh. Guarda, è tutto il giorno, poi è un caldo oggi. Abbiamo addirittura toccato i 41-42 gradi. Ma caldo, 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 caldo. Che tempo, eh? Adesso vado, mi faccio una bella doccia, Poi fai una cosa, chiami il bimbo, gli dici che porti tutti e due i nipotini che vengono a cena da noi stasera. Dana, Giuliana, tutti quanti, si fa una bella cena e poi tutti davanti al televisore. Perché tutti davanti alla televisione? Che c'è un film importante? Un documentario? O c'è una partita? Perché davanti al televisore? Perché se vai dietro al televisore, come fai a vedere il televisore? Devi stare davanti al televisore.
Revival VIP, a grande richiesta sempre questi grandi personaggi, vediamo un po', vediamo un po'. Oggi abbiamo il grande Lucio Battisti. Lucio Battisti. Con la bellissima E penso a te. E penso a te. Video originale del 72. L'hai cantata, Luciano, tu E penso a te? Sì, ma poco, però me la ricordo, mi ricordo soprattutto di E penso a te, mi ricordo una straordinaria interpretazione di Johnny Dorelli. Oh, sì. Mai ascoltata. Sì. Qui siamo comunque in un video originale del 72. Il testo di E penso a te è stato scritto da Mogol, mentre si trovava in autostrada durante un viaggio in automobile sulla Milano-Como. Egli compose il testo praticamente improvvisando. Allora ha fatto presto, che Milano-Como si arriva anche abbastanza Era veloce Mogol, voglio dire. Praticamente improvvisandolo mentre Lucio Battisti provava a canticchiare le linee melodiche seduto accanto al guidatore. La canzone racconta di un uomo che, intento nelle attività quotidiane, viene inevitabilmente distratto, anzi quasi rapito, dal pensiero di una donna. Curiosità, Lucio Battisti è stato tra gli ultimi artisti, seguendo un ordine cronologico, a proporre la sua interpretazione di E penso a te. Il brano venne infatti presentato in primo luogo nel 70 da Bruno Lauzi. Bruno Lauzi. Dopodiché venne rigorosa, carissimo amico, venne ripresa in modo anche rigoroso dalla Carrà, da Johnny Dorelli, come dicevi tu, e dalla grandissima Mina. La versione della cantante viene infatti da molti definita come la migliore. Infine Lucio Battisti propone la sua versione nel 72, dopo che Penso a te viene proclamata già come un successo nazionale. Per cui Penso a te è quasi uno degli ultimi ad averla interpretata, lui che ne era, insomma, sì, l'autore. Sì, perché lui nacque più come autore che come cantautore poi, che sì, come sì, cantante sì. Dopo. Quindi io presumo che poi quando esplose come cantante, ovviamente poi dopo rincise anche tutte le canzoni sue che aveva dato altri. Ma io, come ho detto prima, mi ricordo molto 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 bene una grandissima interpretazione del mio amico Johnny Dorelli. E allora ascoltiamo Revival VIP. Battisti. Volare. Cantare. Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stan cercando, cercando. E arriva l'amico Gabriel De Luca con questo suo straordinario repertorio, queste canzoni revival che fanno parte della storia della musica italiana. In questo caso andiamo con una canzone dei Nuovi Angeli che è Anna da dimenticare, ma invece la ascoltiamo dal nostro Gabriel De Luca. E con lui la ricorderemo. In questo inferno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita. È stato solamente un anno fa, speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più. Senza di te, come vorrei, amore mio, come vorrei che quest'amore che va via non si
sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. E questa volta un'altra donna non verrà a cancellare la tua impronta sul cuscino. Anche la luna gliel'ha chiesto, non ci sta, non vuole più stargli vicino. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. L'amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole, senza parole. Indaghiamo? Andiamo. Andiamo, io approfondiamo. Io faccio partire la sigla. Bene. Dai. Conosciamoli meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Amici, ritornelli e ritornata ai fornelli, ma quali fornelli? Quelli della cucina di Villa Rita. Moreno Jacopone, il nostro chef, che oggi ci preparerà a gentile richiesta un filetto al pepe verde. Voilà! Eccomi qua, allora, facilissimo, innanzitutto un ottimo olio della fattoria Belloni. Una caso, ecco. Meraviglioso, quest'anno ancora più buono del solito. E Moreno ama molto la nostra produzione, annata 2020. Meraviglioso. Allora, lo mettiamo in padella. Questo è oro verde, dunque ce ne vuole pochissimo, così basta. Prendiamo il nostro filetto di manzo, mi raccomando filetto di manzo, perché sennò dopo non è lui. Lo passiamo leggermente in farina. Lo infariniamo. Leggermente così, appena appena, e lo mettiamo nella padella. In questo modo qui, facendogli prendere tutto l'olio che abbiamo messo, che gli dà un sapore meraviglioso. Ecco qua. Tu Moreno fai tutto a mano ormai perché sei abituato. Non ti scotti più, sai, la mano bionica, no. Voglio dire. Allora, immediatamente un pochino di sale. Ecco, mettiamo il sale. Lo rigiriamo senza bucarlo. Ah, ecco perché lo lui vedi che prende subito e fa subito la sua crosticina. Vero, vero. Prendiamo del pepe verde, del burro. Quindi mettiamo burro prima. E pepe verde. E pepe verde. Lo leviamo, se no brucia. Certo. Eccolo qua. Aggiungiamo un pochino di acqua. Un po' di acqua. Lo lasciamo il profumo è inconfondibile. Poi prendiamo un'altra noce di burro, la passiamo nella farina in questo modo. Facciamo un roux a crudo, praticamente un impasto di farina e burro, il quale poi va a legare la salsa. Ah, ecco. Quindi comunque il burro è un po' un ingrediente re della tua cucina. Esatto. È forse un retaggio francese questo? Un pochino, sì. Diciamo che in Francia si usa molto la panna, sì. Potremmo metterla un po', però ecco, in Italia è preferibile usare del burro con un pochino, pochissima in questo caso, farina. Questo permette di legare la salsa e di avere una cremina al momento della... Come ci regoliamo per la cottura del filetto? Dipende dai gusti delle persone. Io personalmente lo preferisco blu, praticamente il filetto bleu sarebbe già pronto adesso. Vedi, qui si è fatta la cremina. Ah, meraviglia, sì. Dunque, in questo punto prendiamo un piatto, dunque facciamo finta che è per me. Certo, e lo impiattiamo così. Esatto, sì. Prendo un piatto subito. Sì. La mitica cucina di Moreno in cui tutto è a portata di mano. Ok, prendiamo ancora del pepe verde, lo mettiamo nel piatto. I grani di pepe li mettiamo così, perfetto. Disponiamo il filetto al centro del piatto.
Controlliamo che la salsa sia legata, e lo è. È abbastanza densa da poter... Lì facciamo decoriamo un impiattamento che sia carino. Che bello. E la salsa rimanente la mettiamo sopra. Volendo, come ho detto, si può usare la panna, in Francia lo fanno con la panna. Io personalmente, ecco, preferisco più una salsa bruna così che altro. E quindi questo è un ottimo filetto al pepe verde. Difficoltà da 1 a 5? 3, non è 3. Difficile. Ecco, avete capito. Ripetiamo, Moreno, comunque il burro va fatto anche poi un po', sì, una noce di burro nella farina, e quella è una cosa che magari... Una liaison, una salsa che... Che leghi un po' tutto bene. Moreno Iacoponi, grazie. Grazie a te, cara. È stata anche questa canzone che adesso presentiamo di Paolo Bertoli, è stata anche una canzone regina di qualche mese sì, fa, sì. Ed è Notte a Venezia. Bellissima interpretazione, bellissimo il videoclip con tutti questi costumi. Belli, costumi d'epoca, bellissimi. Bravo, veramente. E allora Notte a Venezia, Paolo Bertoli. Questo vi salutiamo, anche il primo lunedì dell'anno se n'è andato, ma domani, state attenti, domani è il 5. Eh sì. E quindi domani è anche la vigilia della Befana. Beh, quindi state arriva attenti, la grande signora. Bene, almeno quel giorno lì, perché poi non vorrei che arrivasse il carbone o non il carbone. Sicuramente arriverà il carbone per qualcuno, per dico, mi mettevo a posto i capelli, per qualcuno. È sempre arrivato. Pensava per Luciano Nelli. Pensava che non la vedessi, io c'ho l'occhio. Ma scusa, abbiamo le distanze, le console distanze. Ho l'occhio anche nell'orecchio. Comunque ricordiamo anche ai nostri telespettatori che devono continuare a votare la canzone regina per il mese di gennaio. Va bene. Vero Luciano? Sì, va bene. Lo domani arriva fare. La Befana? Beh, io ce l'ho già la Befana, ecco. L'ho visto. Ciao amici, mi tocca, a domani, mi tocca, mi sono vestita. Ciao a tutti, ciao. A domani, ciao ciao. Quanti ritornelli